Il giudizio sul provvedimento è sicuramente positivo, perché noi dobbiamo intanto guardare questo provvedimento dei 4 milioni stanziati dalla Regione Puglia per il settore dell'ambulantato come un riconoscimento di una nostra battaglia storica, il riconoscimento di una categoria cosiddetta disagiata, quindi una categoria in difficoltà che opera in condizioni oggettivamente disagiate. Questa è la prima volta che la Regione Puglia riconosce questo disagio, peraltro scrivendolo a chiare lettere all'interno del provvedimento. Nel merito della delibera dell'emendamento è chiaro che il giudizio è positivo anche per un'altra ragione, cioè del segnale che arriva alla categoria. È ovvio che i 4 milioni di euro sono perlomeno inadeguati. Voglio ricordare che per 9.000 ristoratori sono stati stanziati 20 milioni di euro. Ovviamente ci aspettiamo a questo punto che i 4 milioni vengano perlomeno moltiplicati, perché se teniamo conto che sono 18.000 circa le imprese del settore commercio sulle aree pubbliche, diciamo che i 4 milioni debbano perlomeno essere decuplicati. Però quella è una battaglia sicuramente aperta ed è una battaglia che oggi noi possiamo fare, oggi che per la prima volta raggiungiamo un risultato storico, un risultato raggiunto con fatica grazie alla mobilitazione delle associazioni di categoria, del coordinamento regionale delle associazioni del commercio sulle aree pubbliche che abbiamo voluto creare con le altre, con tutte le altre sigle di rappresentanza. Abbiamo manifestato il nostro dissenso con iniziative anche forti dal punto di vista mediatico, ma anche come aggregazione di manifestanti, l'ultima presso la presidenza della Regione Puglia. Tutte queste battaglie ci hanno portato a un risultato importante. Per la prima volta nella storia c'è il riconoscimento della categoria degli ambulanti e della categoria di ambulanti quale categoria svantaggiata. Questo è un risultato che noi consegniamo alla storia, perché in prima linea abbiamo combattuto per ottenerlo. Evidentemente fino ad ora c'è stato un vuoto di rappresentanza per questa categoria che finalmente oggi con tanta fatica siamo riusciti a ripristinare. Quindi il nostro ringraziamento a tutti coloro che unitariamente, ricordiamolo, alla Regione Puglia hanno voluto sancire questo principio stanziando questa somma che, ripeto, non è importante, anche se poi andrà approfondito il metodo con il quale questa somma di denaro sarà elargita alle categorie. Voglio ricordare che il criterio è quello del parametro riferito all'ammontare del fatturato 2020 rispetto alle perdite del 2020, le perdite del 2020 rispetto al fatturato del 2019. Quindi sicuramente il segnale arriva fortissimo a quelle attività che principalmente sono state praticamente ferme da tantissimo tempo, quindi mi riferisco ai cosiddetti fieristi, a tutti gli operatori che sono stati praticamente bloccati quasi addirittura dal mese di novembre dell'anno scorso, perché le feste patronali, le fiere, le manifestazioni locali sono state praticamente tutte soppresse. Quindi un risultato importante anche per i fieristi. Voi sapete, è chiaro ed evidente, perché anche quello è stato tutto certificato in maniera ineludibile, tutte le battaglie fatte dalle nostre associazioni anche per questo settore. Anche queste battaglie hanno portato al risultato che oggi, diciamo, portiamo a casa con soddisfazione, anche se oggi comincia un altro percorso, un'altra battaglia, perché quei fondi, quei 4 milioni, devono davvero essere moltiplicati, perché in realtà sono troppo pochi. Cogliamo il segnale con soddisfazione, ma evidentemente è solo l'inizio e non basta.